Buonasera e benvenuti alla 50ª puntata di Tandem Sport, l'ultima puntata per quanto riguarda ovviamente il calcio, o meglio, attendiamo poi la Serie D che volge al termine con le due giornate di recupero, però intanto l'eccellenza si è concedata. Ci siamo divertiti tutta questa annata a raccontare questo calcio dilettantistico con tanti start e stop, perché è diventata come, o i pit stop, come se fosse Formula 1. Intanto saluto i miei compagni d'avventura e di viaggio, alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, Filippo. Buonasera a tutti, buonasera a voi. In regia, come al solito, Riccardo Limoli. Buonasera, buonasera a tutti. Ci prendiamo quest'annata per fare le giuste riflessioni. Siamo sorridenti perché oggi veramente abbiamo l'inferno da fare. E poi riprogrammiamo ad agosto la prossima annata, ma già abbiamo tutto nella testa. Abbiamo disegnato anche ieri durante il nostro viaggio il disegno della stagione sportiva 2021-2022. Ma andiamo per ordine e facciamo un attimo di pausa e torniamo indietro, giusto Filippo? Andiamo con la Serie D, girone I. Ma gli dedichiamo pochissimo tempo perché abbiamo una super puntata con i nostri ospiti, tutta dedicata all'eccellenza e alle due società storiche a cui gli vogliamo fare i nostri complimenti e i nostri in bocca al lupo per la stagione successiva. Complimenti alla San Cataldese che è andata in Serie D e complimenti al Giarre che è andato in Serie D. Quindi Riccardo, peccato, il Siracusa non c'è andato. Vabbè. Però la partita è stata lì, 3-2. Quindi, sì. Ti sei documentato? Questa sì, sì. Break news. Va bene. Dai, allora partiamo subito con i risultati della 34ª giornata della Serie D Girone I, ultima giornata ufficialmente, e poi si andrà a recuperare appunto tutte le partite che sono state rinviate. Biancavilla Troina 2-0, Castrovilla Rilicata 1-2, Cireale San Luca 3-1, Gelbison Paternò 2-0, Rotonda Dattilo 1-0, e poi sono state rinviate ben 4 gare: Cittanovese Santa Maria del Cilento, Città di Sant'Agata CR Messina, FC Messina Roccella e Marina di Ragusa Arrende. Diamo lettura anche di quella che è la classifica alla 34ª giornata, e per alcune squadre è la classifica finale, per altre ovviamente ci sono due o più partite da recuperare. ACR Messina in testa a 68 punti solitaria, segue l'FC e la Gelbison a 66, San Luca 58, Cireale 57, Dattilo 52, Rotonda 49, Polisportiva Santa Maria e Biancavilla 45, Licata 43, Castrovillari 41, Paternò 39, Troina 36, Città di Sant'Agata e Cittanovese 33, Rende 31, Marina di Ragusa 30 e Roccella 20. Devo dire che fino a San Luca e a Cireale ci siamo, manca il verdetto più importante sia in zona promozione sia in zona retrocessione. Quindi ACR ed FC fino alla fine, Gelbison, San Luca e Cireale vanno ai playoff, Città di Sant'Agata, Rende e Marina di Ragusa non lottano, perché in effetti poi c'è soltanto Rende e Marina di Ragusa che si giocheranno la permanenza in Serie D, ma è proibitiva la partita del Marina di Ragusa che se la vedrà con la CR Messina. Mister Campanella, durante l'ultima partita al quale noi appunto eravamo presenti a Licata proprio contro la CR Messina, in sala stampa durante la conferenza diceva: ormai quello che è fatto è fatto. Ormai è tutto delineato in base alla stagione, la CR sicuramente merita e deve meritare, perché durante tutto il campionato l'abbiamo trovata sempre lì sopra. Per quanto riguarda la lotta alla retrocessione, diceva che Rende appunto qualche chance in più, appunto portato avanti un miracolo sportivo, ecco, passatemi il termine. Perché il Rende, lo ricordiamo, ultimo o penultimo, e poi adesso si trova lì terz'ultimo, ma è con un piede dentro nella lotta salvezza. Mentre il Marina di Ragusa purtroppo... Forse il Marina si doveva svegliare qualche partita prima. Si doveva svegliare qualche partita prima e non solo. Quindi sicuramente non per qualcosa, ma la squadra è destinata ad andare in eccellenza, mentre la CR è la favorita per i playoff dal mio punto di vista. Ovviamente molti stanno scrivendo, molte testate, anche molta gente parla che una delle due messinesi è già in Serie C. È vero, però guardiamo i punti della Gelbison: ne ha 2 punti al primo posto,
è a pari punti dal secondo. Per me questa è una delle società che quest'anno merita di più. Merita i complimenti, perché la CR e l'FC hanno costruito una squadra che in Serie C ci starebbero bene entrambi, mentre la Gelbison ha stupito tutti. Detto questo, stasera abbiamo una puntata con ospiti, Riccardo, assolutamente frizzanti. Sì, sì, sì. I primi due, e andiamo quindi subito a San Cataldo. Ieri festeggiamenti in lungo e largo perché erano in piazza. Ieri c'è stata veramente una festa nella festa. Sì. E quindi andiamo a chiamare subito Angelo D'Angelo. E poi... Angelo, buonasera e ben ritrovato. Sì. Buonasera a voi, grazie. E già, se sei ben ritrovato è perché siete in Serie D. Abbiamo fatto i complimenti, i festeggiamenti sono durati fino a tardissima notte. Attendiamo, sì, sì, però il compagno di viaggio, oggi in duetto siamo, quindi andiamo a chiamare anche Angelo Azzara. I due angeli della San Cataldese. Iliad, rispondi. Occhio alla pubblicità occulta. Lo so, però non, magari sarà al telefono, sì. Angelo, vediamo, lo richiamiamo. Iliad, ci dobbiamo fare pagare dall'Iliad, Francesco, già due volte io sono spot pubblicità. No? No, è occupato sicuramente perché è al telefono, dal messaggio di segreteria, ma lo richiamiamo tra un secondo, tanto abbiamo tempo. Certo, assolutamente. Iliad. E siamo a tre volte, Riccardo. Allora, Angelo, intanto partiamo da quella che è stata la partita, in attesa di avere poi Angelo Azzara in contemporanea. Una partita difficile fino a un certo punto, ma forse poco, però mi soffermerei, il piano A funzionava a meraviglia, però poi c'è stato un nervosismo dietro l'altro, magari lo puoi raccontare a chi ha visto la partita degli spalti. Scusami, mi chiedo, perché c'è Angelo Azzara che dice eccomi, ci vuoi chiamare? Ah, già scritto. Ah, ma proprio, cioè, sì. Lui ormai ha la... Te lo faccio vedere, eccolo mani. Qui, Angelo Azzara, eccomi, quindi lo possiamo chiamare. Però prima poi deve rispondere subito Angelo D'Angelo. Angelo. Iliad. E che? Non l'ho capito sta cosa. Angelo, dobbiamo chiamarti al cellulare, naturalmente. E non lo so, se sta seguendo la diretta probabilmente non ci fa chiamare. Rimetti il cellulare... Non sta rispondendo, il telefono occupato e sta seguendo la diretta, però non riusciamo a chiamarlo praticamente. Dai, attendiamo, dai. L'ultima volta ci provo. Dopo no, ha cambiato il numero, prendetelo. Prendete un numero che ha messo un numero in chat, vi prego. Allora lo prendo subito. Allora 351. Ci stava, dai. Francesco, in questa 50ª puntata un colpo di scena ci stava alla grande. Può essere che sta cantando qualche canzone. Può essere. È impegnato. Vabbè, questa è l'ultima, tra l'altro, calcisticamente parlando, dai. Ci siamo? Sì, Riccardo, brucia anche il commento. Va bene, ok. No, tu lo puoi fare, io non ho l'accesso con l'altro profilo, per favore, cancello. Mi stavo ancora messaggiando, scusatemi. Angelo! Bellissimo. Vabbè. Angelo. Io, a tutti. Io intanto dico ad Angelo D'Angelo, rimproveralo in diretta qui ai microfoni. Angelo, ma occupare, Angelo, ma ti scusami, Angelo, stavo ancora festeggiando, quindi sono paese che vado. Ma te lo sente ancora un po' in passato? Ma il pressore te lo sente ancora in passato? Onestamente un po' mi tira, però adesso facciamo un po' di tegar, dai. E fai un po' di tegar. Buonasera a tutti. Buonasera. Se ne può andare sola questa puntata, Francesco, la 50ª. Ma io l'ho voluti fino a ieri sera. Sì, bravo. Erano durante i festeggiamenti, io gli rompevo la testa dicendogli, e ovviamente... Capisco che un momento del genere va vissuto a 360 gradi, soprattutto questa annata, secondo me, la più difficile in tutti i sensi. Sì. Poi vincere una finale 3-0. Lo dicevo prima e aspetto la risposta da D'Angelo e poi passo di nuovo ad Angelo Azzara. Sì, dimmi. Io ti dicevo prima... una partita che si è messa subito sul piano del nervosismo, vista la posta in palio, e l'abbiamo visto tutti... Però poi con l'espulsione del portiere sicuramente ha agevolato la strada, ma non vuole essere un attenuante perché stavate dominando anche prima dell'espulsione. Qual è il tuo pensiero?
Guarda, sicuramente all'inizio è normale, quando tu giochi una finale, una partita secca, è normale, ci sono, c'è la tensione, c'è la partita, la senti, anche perché cioè, la post-empalo era tanta, era la promozione in Serie D, non è che magari l'anno prossimo la rigiochi di nuovo, oppure fa due anni, capita una volta ogni 3, 4 anni, 5 anni giocare una partita di, del genere. Sicuramente sapevamo di incontrare una squadra forte. Pensate che all'inizio questa squadra era costruita l'Agregas per vincere il campionato, per fare un campionato di vertice. Noi all'inizio sicuramente non ci davano per favoriti per fare il salto di categoria. Noi eravamo la squadra magari per arrivare nei primi 4, 5 posizioni. Poi man mano abbiamo fatto bene giocando col nostro gioco, imponendo il nostro gioco, poi c'è stato il fatto del Covid, ci siamo fermati. Poi hanno fatto questo mini torneo di 10 squadre, siamo stati la squadra imbattuta, siamo stati la squadra che ha espresso il miglior gioco del torneo, siamo arrivati primi e poi a un certo punto quando sei prima, sei lì sopra, allora ci credi e ci siamo venuti per il conto. Poi sapevamo di incontrare, ti ripeto, una squadra importante in finale e noi siamo entrati in campo tranquilli, sereni tra virgolette, perché noi, se noi giochiamo come sapevamo giocare, noi eravamo tranquilli, non c'era partita, perché loro all'inizio l'avevano messo sul piano del nervosismo per farci innervosire, perché loro sapevano che noi, se ci innervosiamo come squadra, anche da utente, andavamo un pochettino in difficoltà, perché loro come centro di esperienza avevano più centri di esperienza rispetto alla gente da utente. Però noi siamo stati bravi a non cadere nella loro trappola e dimostrare, a imporre il nostro gioco e a dimostrare che eravamo superiori rispetto all'altro. Da persona più grande vissuta, sicuramente navigato in questi campi, quello che posso dirti, a un certo punto Raul aveva quasi perso la testa e sei andato tu più volte magari a riprenderlo per fargli capire che non era il momento di metterla sul piano del nervosismo, perché sì, si perdeva la bussola. Sì, ma perché anche perché, ma non solo Raul, attenzione, anche Cuccio, Velardi, se avevano i nervosismi, però quando tu c'hai queste partite magari devi stare tranquillo, devi tenere la squadra calma, tranquilla e giocare, perché ti ripeto, loro magari hanno più esperienza di noi come giocatori, c'erano gente più esperti più, e magari loro al primo tempo l'hanno messo sul piano agonistico. Giustamente noi sul piano agonistico, noi se non giochiamo palla a terra avevamo difficoltà a giocare. E io gli dicevo: stiamo tranquilli, non vi preoccupate, giochiamo, lasciateli stare. Poi quando abbiamo fatto il primo gol, poi magari è venuto più facile, perché poi loro si sono innervositi e poi è venuto tutto più facile. Angelo D'Angelo, buonasera nuovamente. Occhio, perché abbiamo in diretta collegato Mirko Velardi, che ti scrive proprio a te. Allora l'italiano sai parlare, con tanto di risate. Bellissimo. Facciamo entrare subito Angelo Azzara. Angelo, intanto puoi chiamare Angelo D'Angelo, come lo chiami spesso, o gli vuoi cantare una canzone veloce, dai, qual è stato il motto annata? No, va bene, il nome lo chiamo sempre Leone, il mio Leone. Il tuo Leone. Lui e cantagli una canzone al volo, dai. Facciamo finta che ti stai svegliando di mattina e siete sempre insieme. Ma lui fa sempre questo: gli do la carica la mattina quando mi sveglia, mi viene a trovare sempre in stanza, sempre con quel telefonino, fa sempre storie. Non ne posso più, infatti. Ma lo vuoi denunciare? L'ultimo anno che giochiamo insieme è stato l'ultima partita, adesso non lo voglio vedere più. Scherzo, lo so che non è così. Bellissimo. Perché ti manca già. Io penso che già domani mattina ti manca. Sì, ma infatti parlando con lui passerò anche il Ferragosto a casa sua, ecco. No, ma lui, allora ti ripeto, io ho un bel rapporto con tutti nella San Cataldese, con Totò, con tutti. Beh, magari loro sono di San Cataldo, giustamente finisce l'allenamento, ognuno va a casa sua. Però con Azzara e Veneroso, Velardi, questi, specialmente Azzara e Veneroso sono due ragazzi che io porterò per sempre nel mio cuore,
perché i due cuccioli. Bravo, sono i miei cuccioli, bravo Antonella, sono i miei cuccioli, sono, ci cerchiamo sempre, veramente, sono due ragazzi squisiti, veramente, squisiti, e porterò per sempre nel mio cuore questi due ragazzi, perché uno che sono due ragazzi fortissimi, calcisticamente parlando, sono fortissimi, Angioletto lo sa, magari Angioletto ancora deve crescere in tante cose, io glielo ho detto sempre, se tu cresci in certi punti di vista puoi diventare giocatore di categorie superiori, perché Angioletto è un giocatore che in queste categorie, come calcia, come gioca lui, ce n'è pochi e niente, pochi e niente. Perciò io spero che lui arriverà in categorie superiori e magari un giorno di vederlo giocare in categorie superiori. Ti ringrazio Leone per le belle parole, grazie. Mi hai fatto emozionare. È la verità, lo sai, te l'ho detto. Lo so. Te lo dico tutti i giorni, anche dentro lo spogliatoio davanti a te, te lo dico tutti i giorni. Angelo, Angelo Azzara, replica a questa battuta costruttiva e positiva. Ovviamente la speranza, quando c'è poi un feeling di questo tipo, è quello che una persona più grande, quando dà dei consigli, spesso i ragazzi non li prendono mai i consigli dalle persone più grandi, ma in questo caso non è il tuo, anzi, lo vedo spesso che comunque... sei una persona che ascolta tantissimo, sicuramente, al di là poi delle battute e dell'ironia sacrosanta e positiva. Io ti dico una cosa, hai un talento, perché è sotto gli occhi di tutti, sei un esterno importante per la categoria. Vanno affinate anche altre qualità, che sono quelle là, non della testa soltanto, perché poi è facile dirlo, ma avere meno istintività, meno irruenza, saper aspettare il momento giusto, perché poi è questo anche il calcio, no, non è solo... E poi ci sono dei momenti, quei momenti che comunque in alcune situazioni arrivano prima e in altre si attende di più, che sono le circostanze, un po' la fortuna. Tu hai tutta questa parte, hai anche dalla tua la parte... goliardica, scherzosa, che spesso la mascheri anche nei momenti di difficoltà. Bravissimo. Perché dietro questa parte poi c'è la parte introversa della persona, ci sono le riflessioni. Tu spesso magari giocherellone e tutto quanto, però si evince che poi c'è una parte nascosta che non fai vedere a nessuno, e c'è quel momento in cui magari ti butti giù e lo mascheri scherzandoci sopra. Angelo, ora a te il microfono, ovviamente a Zara. Sì, detto bene, parlando con i grandi, soprattutto con Angelo, che passa sempre le mie 24 ore sempre con lui, ma anche con Totò il capitano, con Dolenti, mi dicono tutti di aggiustare questo mio difetto. Spero negli anni di poterlo fare, perché... è quello che mi manca, anche sotto il punto di vista del carattere, devo crescere molto. Quest'anno, grazie a loro che mi massacrano ogni allenamento, allenati bene, fai le cose per bene, sei forte di quelli là, magari finisce l'allenamento, mi metto lì nell'angolino e rifletto su quello che mi hanno detto, quindi è giusto, che devo fare così e spero di farlo. Ieri sera a caldo, qual è stata? Io ho visto la piazza di San Cataldo che stava scoppiando, non c'era forse un posto libero, si attendeva da tantissimo tempo, però si attendeva tantissimo questo ritorno della San Cataldese nel calcio che conta, quindi in quello di Serie D, quindi semiprofessionistico, ma qual è stata invece la vostra di sensazione? Sì, è stato bello, è stata una festa... che speravamo fino all'inizio, no? Siamo arrivati, c'era tanta gente al monumento, che per noi è stata una cosa indescrivibile. Porterò questi ricordi per tutta la mia vita, perché vincere un campionato così è stato bellissimo. Volevo ringraziare infatti soprattutto i miei compagni, il mister, lo staff, tutti quelli che sono stati con noi quest'anno. Veramente è stato un anno... è meraviglioso, veramente. Angelo, tu ne hai vissute ovviamente campionati, ne hai vinti tantissimi. Qual era la sensazione di ieri sera? Guarda,
ho vinto 4 campionati. Per me ieri sera è stata tanto ieri quando sono entrato in campo per riscaldamento prima della partita, mi sono emozionato un pochettino perché, ti ripeto, magari sarà l'ultima mia partita, perché come ti ho detto la scorsa puntata fa, mi devo prendere un po' di tempo con la mia famiglia, parlare con la mia famiglia, perché è giusto così, dopo 17 anni che gioco è giusto che magari mi confronto un po' con la mia famiglia e vedere il da farsi. E ieri per me questa vittoria è stata, rispetto agli altri campionati che ho vinto, questa è stata, ha avuto un sapore diverso, perché è stata un'annata difficile, sia difficile in tutti i sensi, sia per Covid, come ci siamo fermati, siamo ripartiti, hanno fatto un mini torneo. È stata un'annata difficile e ti ripeto, questa di qua per me sarà per me una promozione che c'è un sapore diverso, perché magari chissà, sarà, potresti che sarà l'ultima annata e magari posso chiudere dicendo che ho vinto un altro campionato e poi non lo so, vediamo. Quindi se dovessimo chiedere la maglia della vittoria della Sangha Taldese la chiediamo ad Azzara, che è più giovane, magari tu questa la custodirai all'interno del tuo palmarese dei ricordi. No, guarda, ti dico la verità, purtroppo mi fa piacere, perché è una persona che se lo merita. Ieri a fine partita è venuto il presidente dell'Agregat Castronovo, l'ho salutato perché con lui c'ho un bel rapporto, ci sentiamo, c'ho un bel rapporto, mi ha abbracciato, ci siamo salutati e mi ha detto: il mio figlio vuole la tua maglia. Mi sono levato, neanche me lo sono fatto dire, mi sono levato la maglia, gliel'ho data al bambino, gliel'ho consegnata e gli ho dato un bacio, perché è giusto così. Bello, giusto un gesto che va oltre i valori del calcio e dello sport, questo è l'uomo. Questo non significa che la Sangha Taldese, anche se ho dato la maglia a un ragazzino, non significa che la Sangha Taldese non la porto nel mio cuore, perché certo, la Sangha Taldese, se dovessi smettere di giocare, rimarrà sempre nel mio cuore, perché se devo fare l'ultimo anno l'ho fatto con la Sangha Taldese, abbiamo regalato la promozione a questi splendidi tifosi, questa società che veramente se lo meritano, i direttori, i presidenti, i mister, lo staff, tutto, perché ti ripeto, noi dall'inizio da agosto fino a oggi ti posso dire che siamo stati bene, tutti eravamo 25, tutti 25 sempre, sì. Siamo stati bene, eravamo una famiglia e ti ripeto, questa vittoria c'ha un sapore diverso rispetto a tutti gli altri. Questi colori li portano sempre nel mio cuore. E noi dobbiamo ricordarci ora un aneddoto. Prima di chiudere, non possiamo chiudere il collegamento perché abbiamo sotto poi Peppe Zappalà e Cocimano che già stanno scrivendo ininterrottamente nei commenti all'interno della diretta. Una battuta nella battuta, Angelo Azzara e Angelo D'Angelo, come se fosse a microfoni spenti ma dentro la stanza, quindi proprio tutto il neomelodico che c'è, la canzone, fate... Sì, vai. Ok, ora, Angelo, muovo faro verso chiudere il dito, che mi piace la mia, per favore. Chiedo un altro. Angelo, senti che smagaggia fa, sono via. Apriamo la fara addosso, Angelo, dai. Sì. Noi, lui, Azzara, ti ripeto, è un ragazzo così, per come lo vedi lo scrivi. Lui la mattina si sveglia, viene in camera mia con la cassa e mette sempre canzoni napoletane, mi sveglia. Poi andiamo a cenare sempre con la cassa al campo, sempre, tutti i giorni. Ti ripeto, questi Azzara Veneroso sono due ragazzi che porterò per sempre dentro. Te lo posso garantire questo. Grazie Angelo, una lacrima sta scendendo, grazie. No, non è la verità Angelo, tu lo sai, la stima che ho per te, per Veneroso, sì, lo so, è indescrivibile, ti porto per sempre nel mio cuore. Poi mercoledì sera quando ci vediamo, poi ne parliamo, va bene? Giovedì faccio il campo del calcio tennis, ci decidiamo la lezione, va bene? C'è uno sfottò incredibile. Okay. Lasciate movimentare in maniera bestiale. sì. Va bene. Sì. Grazie a entrambi. Grazie a voi. Avete raggiunto un obiettivo importante. I nostri complimenti e il nostro in bocca al lupo. Grazie. Angelo, se dovessi smettere la carriera quest'anno,
verremo a documentarla, ci siederemo dinanzi allo stadio proprio a San Cataldo e faremo la ripresa dall'A alla Z e racconteremo tutto il tuo vissuto, metteremo proprio una clip a livello finale, però prima fai la scelta con la famiglia. No, ma ancora non è assolutamente, infatti fai la scelta, ma non è una cosa che ho deciso, ancora devo parlare con la famiglia. Ottimo, così. Godetevi veramente il meritato riposo. Sì, sì. Grazie a grazie voi. Grazie mille, grazie a mille, presto. Buona serata, ancora complimenti. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Francesco, io non è che sembro ripetitivo, ma queste sono le puntate più belle, dove viene fuori veramente l'essenza un attimo, di tante. Abbiamo quella foto che secondo me sì, è proprio. Quando vuoi tu, io. Andiamo subito a chiamare Giuseppe Zappalà. Intanto, ok, va bene. Poi mi dici tu quando la vuoi vedere, eh? Subito. Segreteria telefonica. Oh, santo cielo, anche lui. Dai. Giuseppe, non so, ma non credo che è collegato, così ma ci facciamo lanciare un altro è numero. È probabile che era in griseria telefonica. Giuseppe, ti stiamo chiamando, Giuseppe Zappalà. Dopo tutti questi commenti non deludo. Perché penso che era proprio in... Sì, era collegato. Sì. Hanno scritto... Griseria telefonica. Ma siete col cellulare spento, praticamente. Hanno scritto interrottamente. Sta chiamando... Sta chiamando pure come... Come poco fa lanciate un cellulare al volo in chat, lo cancelliamo subito, più che altro per segnarlo. Dobbiamo aspettare. Perché? Sì. Ah, ok, allora lo devi rifare da zero. Ah, un numero di telefono. Okay. Ah, il suo sì. Si è spento il cellulare, quindi ci sta dando un recapito estemporaneo. Un po' come Angela Zara, anche Giuseppe Zappalà. E allora ci tengo le Eccolo, va bene, perfetto. Pronto? Pronto? Buonasera. Ragazzi, però sveglia, vi ho mandato il mio numero. Che dobbiamo fare alla conduzione oggi? Instagram, Twitter, ovunque. TikTok. Poi non dite che non sono serio. Comunque, intanto buonasera a tutti. Buonasera. Volevo comunicarvi che sono qui con due miei compagni di squadra. Avete preso tre pinnoloni con una fava. E allora mettiamo il viva voce e vediamo chi abbiamo chi accanto. Chi c'è? Chi c'è? Già siete il viva voce. Perfetto. In sottofondo sentiamo Melo. Sono qui con mio amico fratello. Sono Duck. Ma Duck. Metti in sovraimpressione subito l'immagine. Andiamo. Allora raccontiamo questa foto perché veramente ha fatto il giro del web. Ovunque. Ci siete voi due. Dino e Duck. Dino e Duck. Bella sta foto. Questa penso che sia l'immagine più bella di quest'annata. Un ricordo che rimarrà dopo 14 anni. Il Giarra intanto torna in Serie D e ci torna con un ambiente completamente ricaricato. Anche perché chi ha giocato negli ultimi anni in precedenza Giarra ha trovato il deserto, ritrovare ieri in mezzo alle strade le bandiere che sventolavano o vi aspettavano tutti a braccia aperte, questo penso che sia il risultato con la R maiuscola. Assolutamente, abbiamo trovato un sacco di gente che ci aspettava lì allo stadio, un risultato storico, glorioso, che aspettavano da 15 anni se non mi sbaglio. La squadra era consapevole dei propri mezzi. Abbiamo assolutamente meritato sul campo di portare a casa questo risultato. Che partita dubbi. È stata a un certo punto riaperta dopo il 3-1 o avevate già il risultato in cassaforte? No, in cassaforte no, perché comunque davanti avevamo una signora squadra. Quindi in quei momenti l'attenzione è massima, non è che ti puoi rilassare in una finale del genere. Se poi vado a guardare tutto l'andazzo della partita, credo che anche detto da loro stessi, dai loro tifosi, dal loro anche allenatore, il mister. Che è stato il mister ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Sì, è stato sportivo, ma vi dirò di più. È entrato nel nostro spogliatoio a complimentarsi ed è una cosa. E non cosa è roba semplice. No, questo gli fa onore perché dopo comunque una sconfitta in una finale non è da tutti. Lui è un uomo di sport e abbiamo apprezzato molto questo suo gesto. Pasquaccia là te l'hanno messo. Come? No, mi piace questa battuta. Dai.
Rientra di là ai nostri microfoni, dai. Ma che questo mi dà tassa, ragazzi. Non posso fare niente. Che c'è, no, sempre lui. Ma sempre. Fatti una vita. Sto elogiando come giusto che sia il mister, però. Già sai che ha una squadra, quindi. Se ho firmato un'indeterminata, già re a vita. No, vabbè, è bellissimo, bellissimo. Praticamente hai detto che siete tre: Dino, Duck, e il terzo chi è? C'è Charlie Fama qui con noi, solo che è a pere, non è gonfiabile. Ah, infatti, sì, sì, sì. Che quelle cagate ci sono costate 50 euro su Amazon. Ma non mi dire 50 Vero? euro. Mamma mia, pazzesco. Mi ha scritto di notte Zappala, mi ha detto: hai 25 euro da buttare, Non se l'è fatto dire due volte, sì. Ma quindi questa era una cosa già premeditata? E certo. Cioè, organizzata da prima, e l'hai pensato tu, Zappalà, quindi? Sì, sì, sì. È partita da me l'iniziativa. Però qui Cosimano non se l'è fatto dire due volte. È stata una sorpresa, non se l'aspettava nessuno. Poi il nostro addetto stampa Casicci, sveglissimo, sì, in settimana gli abbiamo detto: Francè, se Dio vuole che succeda quello che deve succedere, mi raccomando, preparati con la telecamera. Minchia, ha staccato nel momento più bello. Lo voleva uccidere. 50 euro buttati. No, però devo dire che il fotografo ha ripreso bene a livello di macchina fotografica, quindi complimenti a Davide De Maio. Sì, sì, sì. Che quantomeno ha fatto le foto che hanno fatto il giro. Magari un domani. Onestamente eravamo figli. Noi che, come vedevamo una macchina fotografica, subito: oh, foto. non vi dico la mattina i nostri partita, la mattina con Dino e Duck nella stanza, perché abbiamo fatto anche le prove tecniche prima che non gonfiavano. Ma tu dalla finestra, poi, tra l'altro, con chi è che parlavi? Allora, ragazzi, questo è un aneddoto che vi devo raccontare. Vai. Giuro su mia figlia. Vai. Praticamente la nostra finestra dava su un incrocio che c'era lì ad Agrigento. Sì. In questo incrocio c'era un artista di strada, uno col flauto. Questo artista ha iniziato a suonare alle 2:15, ha smesso alle 6 di sera. Ovviamente era il momento in cui cercavamo di riposare e lui stressava. E io, in maniera un po' delicata, delicatissima, gli ho detto che era un cornuto. Ecco. No, fai il verso proprio come se fosse davanti alla finestra. Come l'hai chiamato? Vai. Ragazzi, non si può fare, ragazzi. Sì, veramente. No, si può fare. Lui aveva chiesto una banconota. Ha detto: grazie. Infatti, ma domandò, magari so. Ci hai aiuto la stessa correre il mattone andare. Io voglio andare, a Giarre, Francesco. Sì, voglio andare a Giarre. Se ci sono loro, ci andiamo. Voglio andare a Giarre. Bellissima. Perché comunque questa è una parte. Sì, sì. Crea valore aggiunto, è inevitabile. Sì, quando quando hai questa tipologia di legame, sì, diventa poi la forza in campo. Poi, al di là della squadra che hanno affrontato, e ora possiamo parlare. Certo, certo. Assolutamente. Ma la nostra forza è stata il gruppo, sin dal primo momento, dal 27 luglio, quando siamo partiti in ritiro a Torre Archirafi, dove c'era la polvere che non ci faceva respirare. Abbiamo instaurato subito un grande rapporto tra di noi. E alla lunga questo ha fatto la differenza. In quel campo chi è che ha spaccato le prime scarpette nelle prime dirette buffe che avete fatto? Io subito. Perfetto. E che cosa ti ha detto Cosimano? Ma Cosimano mi stressa, ragazzi. No. Si deve fare la sua vita. No, facciamolo intervenire. Che vedo più lui che mia moglie. Che tu a un certo punto hai spaccato le scarpette, e lui che ti ha detto? Mi ha detto: sono passate dal San Nicola di Bari al Torre Chirafi Stadium. Si sgangheranno tutti i scarpetti completamente. Esatto, fantastico. Ci sono le nostre mogli che si lamentano che la salsiccia si sta raffreddando. Sì, polpette di cavallo, un po' di tutto. Vi lasciamo. Sì. Meritate i nostri, ora seriamente, i nostri migliori complimenti. Avete affrontato una signora squadra. Dall'altro lato, ricordiamo che c'erano non solo gli 11 titolari, ma al di là poi di Emanuele Catania, Simone Abate, il Mister. Una squadra costruita veramente, veramente bene. Però onore e merito a voi che siete sempre stati in vetta al campionato. Avete dimostrato sul campo di arrivarci con tutti i requisiti possibili e immaginabili, e ora godetevi questi giorni di meritato riposo, come è stato per la San Gataldese anche per voi. Pianificate le vacanze, non pianificate per ora le prossime squadre. Guarda, mi rifaccio a quello che stai dicendo tu. Noi abbiamo chiuso il girone d'andata a più 4 dal Siracusa, che comunque era lì, ma ci siamo ritrovati in un quadrangolare dove abbiamo dovuto affrontare anche fuori casa squadre
che erano 17-18 punti dietro di noi nel solo giro d'andata. E non è semplice comunque in partite secche, perché può succedere di tutto. Abbiamo avuto la forza di reagire alla sconfitta di Enna, perché contro l'IGEA in casa era una partita da dentro fuori, cioè a noi neanche il pareggio bastava. Per noi il percorso è stato sicuramente complicato. Abbiamo vinto il quadrangolare, sempre da prima in classifica. La semifinale è una partita altrettanto meritata. E poi la finale credo che sia sotto gli occhi di tutti. Una finale dove abbiamo dato tutto e dove il lavoro che abbiamo fatto è stato ripagato. Io quando ho letto... Parlo troppo bene! Però si un applauso! Sì, gliel'ho fatto, gliel'abbiamo fatto. L'abbiamo fatta anche in diretta. Grazie ragazzi, mille, ragazzi. Possiamo cantare una canzone prima sì, che sì, 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 dai, dai. Che poi vi mandiamo il ritaglio domani mattina e la potete pubblicare tranquillamente. Cos'è il ritaglio? Cos'è il ritaglio? Cos'è il ritaglio? Un estratto audio. In regia, un estratto audio. Ah, l'estratto. Non l'estratto quando, l'estratto audio. Ecco. E tu ritornello. Vai. Ti 50 anni. Ah, vai cantare! No! Se nessuno vuole, lottando tu a te difendere, che solo tu di questa città, chi è meglio di noi? Chi? Incredibile, veramente. Ragazzi, pensate a giocare a calcio. Sinceramente, voto sì, 1,5. Non vi dico la fiatella di Famà, ragazzi, imbarazzante. Ma Famà l'avete portato quindi a Malastrada? C'ha un dombino in bocca. Dico, l'avete portato a Malastrada già Famà? No, è lui che porta a Malastrada. Io vado, c'è tua moglie che mi aspetta. Sì, va bene, dai. Grazie ragazzi. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Veramente complimenti. Un abbraccio e una buona serata. Ciao a tutti. Io penso Francesco, se fosse seduto sono a tandem sport. Ma è anche vero che se lo meritano. È un anno in cui non possono magari rilasciare determinate dichiarazioni. Oggi a microfoni accesi possono dire la qualsiasi cosa. Ed è anche giusto che sia così. Meritato il riposo, basta. Perché con le dichiarazioni formali un po' ci sta. Soprattutto c'è da dire che loro, fra i due gironi, sono l'unica squadra che meritavano. L'ho detto al primo giorno, sia per la società, soprattutto per la società, attenzione, perché è difficile trovare società che investono e credono nella propria squadra, e per i giocatori proprio come persona sono veramente, è stata la migliore squadra, infatti i fatti hanno ripagato, e ancora complimenti a loro. Bravi, bravi veramente. Chiusura del calcio con i nostri The Best e il The Golden, così andiamo step dopo step per poi arrivare al ciclismo. Partiamo dal The Best Serie D Girone I per poi passare a quello dell'Eccellenza edizione speciale. Sì, qui già abbiamo un vincitore, Filippo. Il vincitore appunto del The Best of the Week della Serie D Girone I dell'ultima giornata, perché appunto non andremo a riprendere il The Best, ma questo sarà l'ultimo ufficialmente. Ringraziamo anche il nostro sponsor tecnico Evol che ci ha sostenuto tutto l'anno. Quindi il vincitore è Antonio Messina della Gelbison. Mentre invece passando a quello dell'Eccellenza, girone A e B speciale, finali, playoff, abbiamo voluto mettere questa volta i due capitani di giornata, Salvatore Di Marco e Giuseppe Zappalà. Proprio Giuseppe abbiamo avuto ai microfoni poc'anzi. Sì, sì. L'abbiamo voluto fare proprio per differenziare quello che è stato il The Best, perché a volte mettiamo, a volte quasi sempre, i migliori sul campo o comunque chi va in gol. Questa volta abbiamo scelto i due capitani perché sono stati loro i trascinatori, hanno tenuto tutto il comparto squadra e quindi meritavano loro la presenza speciale nell'ultimo The Best dell'anno. Quindi anche per l'Eccellenza è stato prenditi l'ultimo... un momento per sorseggiarti l'acqua che ti ho versato, perché è importante anche prenderti una parte di complimenti in diretta. Certo. Ovviamente Filippo cura la grafica. Sì, volevo dirlo anche io. Gradi. Bravi ragazzi, non ci permettiamo mai di autoelogiarci ogni tanto. No, vabbè, dopo Riccardo arrivano i complimenti anche per te. Dopo per una stagione la prima puntata di ieri. Però Filippo ha sempre pronta la parte del dettaglio, non è mai contento su quella che poi è
la grafica cerca sempre di creare degli eventi personalizzati. Del resto anche tu, Riccardo, sei sempre 50 special, 40 special. E devo dire complimenti a Filippo per quella che è stata tutta l'annata, dove ci confrontiamo anche in maniera accesa e animata. Oggi siamo in diretta, quindi facciamo i bravi, sicuramente, sicuramente. Però a microfono spendi. Questo è un tocco in più. E valorizza non solo bravi. Gli atleti, ma anche la trasmissione e la pagina effettiva di Azione Sport. Ovviamente io l'ho sempre ricordato durante la stagione che è il The Best of the Week, che ormai vediamo in tutte le paginette, perché è proprio così e lo dico sempre e lo continuo a ripetere. Siamo stati noi gli ideatori del The Best of the Week, che poi è stato copiato e scopiazzato da tutte le altre società. Vuol dire che funziona. Però appunto vuol dire che funziona. Diamo i numeri: con 199 reazioni totali, 96 sono per Giuseppe Zappalà, 94 per Salvatore Di Marco. Ovviamente ricordiamo che si può votare fino a domani alle ore 10 del mattino. I voti purtroppo, caro Giuseppe Zappalà, che oggi c'è scritto, se erano validi quelli sul tuo post, purtroppo dobbiamo dire no. Ma voto valido solo sulla nostra pagina Facebook, non conteggiamo nemmeno i voti della nostra pagina Instagram, purtroppo. Certo. Per forza di cose dobbiamo fare così. Sì. È il regolamento interno del The Best. Sì. Assolutamente sì. E poi... Sì? Ma qua ci vuole... Assolutamente, perché dobbiamo mettere in mostra i primi premi della stagione della Serie D Girone I 2020-2021. Siamo partiti con il The Golden Team, che in teoria dovrebbe essere la migliore squadra, per chi non l'avesse capito, la migliore squadra e società della stagione. Ovviamente non siamo stati noi a decidere appunto chi fosse la migliore squadra della Serie D Girone I 2020-2021. Perché noi avremmo premiati dalla prima fino all'ultima. Però questi sono i voti da parte di tutti gli addetti stampa, addetti ai lavori, nostri follower, chiunque. Assolutamente sì, hanno dato favore alla CR Messina, che appunto sarà la squadra dell'anno 2020-2021 e riceverà il premio targato FT Redazione Sport. Ovviamente ricordiamo che a seguire nel corso delle settimane ci sarà anche il miglior giovane, quindi Under 23, il miglior giocatore della stagione della Serie D Girone I 2020-2021 e poi il guanto d'oro, il miglior portiere. Bello. Quindi continuate a seguirci, che comunque ci saranno le votazioni aperte. Ne vedremo delle belle. Assolutamente. Complimenti ragazzi per queste idee, che poi gratificano molto, perché i giocatori stessi anche qui ai nostri microfoni raccontavano che è bello anche partecipare a un gioco e anche ricevere un premio. È giusto che sia così, assolutamente. Poi avete fatto dei premi meravigliosi, ricordiamo le scarpe, insomma c'è un po' di tutto. E stiamo riprogettando. Sono curioso per i prossimi, sì. E allora ragazzi, ma da contest da The Best dobbiamo andare a vota la maglia più bella. Quindi, eccola qui, sezione ciclismo. Fra l'altro è perfetto, perché l'Iron Bike ieri da Cicatena, fatto da padrona anche a livello numerico, e qui ora entra in campo ed entra su strada quello che poi è stato l'evento di Cicatena. Sì. Ma apriamo con quello che è il contest, Filippo. Votazione tra le due società contendenti. Sì, le due società contendenti al contest vota la maglia più bella targato Tandem Sport. Questo ancora non è stato copiato da nessuno, Riccardo. Meno male. Quindi meno siamo male. I primi e gli unici, spero. Vota la maglia più bella il contest Tandem Sport. Aveva messo in atto la SD Iron Bike Paternò confrontarsi con la SD Team Rosso Azzurri. Sì. Ha avuto proprio la meglio la SD Iron Bike di Paternò con 161 voti ottenuti. Ha avuto la peggio in questo caso con solamente 71 voti ottenuti la SD Team Rosso Azzurri. Sì. Ricordiamo che questo era un The Best che proveniva dallo speciale del trofeo San Pietro Clarenza. Occhio, non è sbagliato il nome, perché proviene da quella corsa. Ci mancherebbe. Perfetto. E allora Francesco, io andiamo a quella che è stata io innanzitutto leggere un messaggio prima di che fai le chiamate? Sì, certo. Sì, perché anzi la metto più grande perché ci tengo a poterlo leggere. C'è Antonio lo Nicosia. Zionino Nicosia, che ieri era lì squisitissimo anche a bordo strada. Buona serata a tutti. Che non ci rubi del tempo, Antonino. Sì, assolutamente. Vai. Quindi una buona serata a tutti.
Vorrei augurare un buon compleanno al nostro capitano della Pro Bike, Alessandro Romano, aggiungo io, augurandogli una vita piena di felicità come uomo e come atleta. Bravo Alessandro, bravo Antonio, che Nino, che l'hai detto e l'hai ricordato. Sì, 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 sì. Tra l'altro i messaggi più belli di Tandem Sport, sì, perché sì, non ha paletti e non ha vincoli, no. Lo ricordiamo sempre, sì. possiamo dare voce, sì. Tranne ai disfattisti diamo voce a tutti. Sì, praticamente sì. Allora, no, quando assolutamente, andiamo. Ci tuffiamo nel ciclismo? Ci tuffiamo nel ciclismo e chiamiamo chi ha fatto ieri da padrone di casa, quindi chi ha organizzato, certo. E chi ci ha dato fiducia per la prima volta. Sì, Alessandro ha la prima in assoluto esterna di Tandem Sport Live. E questa è una bella cosa, qui a Catania. Pronto? Eccolo qui. Alessandro, buonasera e ben ritrovato ai nostri microfoni. I ringraziamenti da parte della redazione in maniera ufficiale ieri, in maniera ufficiale oggi, davanti ai microfoni di Tandem. Grazie per l'opportunità che ci hai dato. Per noi è stata la prima, sì. in esterna. Spero che sia stata anche gradita. Grazie a voi, vi ringrazio io personalmente perché avete fatto un servizio veramente spettacolare. Grazie. È piaciuto a tutti, ho visto che ci sono state 5.000 persone che hanno. Sì, sì, poi siamo arrivati. Che hanno interagito al vostro post. Sì. Perciò vuol dire che è andato benissimo. Ma poi Alessandro, dici che a Messina in un lido abbiamo scoperto. Che in un lido hanno messo un maxischermo che era per gli europei. Però in attesa. Ho capito. Vai Francesco, glielo. Sì, sì. No, ieri, praticamente, in un lido a Messina c'era un maxischermo dove girava proprio Tandem Sport Live e hanno visto la corsa. Quindi un lido che, bellissimo, nell'attesa della partita dell'Italia, hanno avuto l'opportunità di vedere la corsa. Anche questa è bella, anche questa è una cosa. Queste sono bellissime, sì, cose, sì, dai, sì, a me, sì. Abbiamo dato un segno che, sì. anche in Sicilia qualcosa si può fare di bello. Ti devo dire che noi forse se ci impegniamo siamo anche più bravi degli altri, concedimela questa cosa Alessandro. Vai, perché... piano piano, con l'esperienza uno poi migliora sempre. I siciliani su questo, certo. proprio... Sì. Il pilota lasciamo un po' a desiderare, però va bene. Dai. Ma Luca è stato un grande. Se ci sente sì. Luca ci ammazza. Però, ma penso, dai, che ora è stato arriverà anche lui, dai. Sì, penso che arriverà assolutamente. Anche perché considera che il circuito era molto impegnativo. Sì. E io stesso con la moto, con Pullano dietro, mi devo dare da fare, sennò ci superava anche a noi con la moto. Francesco, va bene, dai. Sì, prima di chiamare, vai. Posso leggere tre messaggi? Prime messaggi e poi andiamo a chiamare. Così, la metto grande, così riusciamo a leggerlo anche meglio per chi ci ascolta. Allora, salutiamo sempre il presidente Daniele Centorrino, anche questa sera qui in live chat. Ci scrive: domenica finalmente corsa su strada organizzata a Acques in provincia di Catania. Bravo ad Alessandro Di Stefano che ha preso in mano il comitato di Catania e siamo fiduciosi che ci saranno tante bellissime gare. Poi c'è il presidente Vito Riggio, anch'io mi associo nel fare i migliori auguri di buon compleanno al nostro capitano straordinario Alessandro Romano. Sebastiano Lucia di Grazia, complimenti per la ripresa di ieri, siete stati grandi, non ti scollegare Sebi perché proprio ti vedi preciso tra poco. E poi c'è l'assessore Tirolla, Salvatore Paglia, ciao Francesco, grazie Filippo e Riccardo, tutti. Un bacio a te Salvo, mio fratello. Questi sono i messaggi che a noi ci portano energia carica e ci danno stimolo per continuare a fare dei contenuti importanti. Ok, riprendiamo, andiamo a chiamare gli altri, perfetto. Prima Gianluca Pullano e poi Mendolaro. Va bene. Ritornando al discorso del motorino di ieri, quando era difficile appunto ora stare dietro. Raccogliamo. Proprio Gianluca Pullano nell'intervista diceva era più difficile Gianluca, stare dietro. Gianluca, buonasera e benvenuto ai nostri microfoni. Era più difficile, pronto? Continua. Sì, sì. Diceva appunto ieri Gianluca era più difficile stare dietro a noi, ovviamente, in questo caso allora Gianluca, con la guida dello scooter. Con la guida dello scooter, sì. che stare con appunto le biciclette a gareggiare. Gianluca, mi sento malissimo. Proviamo. Provo a farti la domanda. Sì. Sprecciavi di più tu in bici che Riccardo e Luca con la motorino? Su quel circuito, come dicevo già ieri, viene più facile girare in bici perché è più maneggevole, non per altro. Non perché eri bravo tu e perché correvi come un matto. No. Ora tanto te li faccio i complimenti. Andiamo a chiamare anche Antonio Mendolaro. Sì, andiamo da Antonio. Dire, sì. Ha fatto una gara che io sono rimasto scioccato. A un certo punto l'hanno perso. Ora ci deve spiegare partito come un missile, ci ha sverniciato pure. O aveva tipo un motore tipo sì, parcheggiato. È il suo, ovviamente.
Antonio, buonasera e benvenuto ai microfoni di Tandem Sport. Buonasera, buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao Antonio, ciao. Allora, ciao. Ci siamo tutti. Allora, la prima domanda ai due protagonisti e poi andiamo sulla parte tecnica con Alessandro. Allora, abbiamo detto Gianluca, non è una battuta, hai fatto una media impressionante in un circuito difficile, però ti abbiamo visto dall'inizio alla fine andare a tutta, senza mai un recupero, senza mai un momento, non prendevi fiato, forse l'hai preso nel momento in cui hai fatto l'intervista. Sì, ho cercato di imporre da subito il mio ritmo. È un circuito che mi piace, anche se è stato modificato, diciamo, rispetto a quando l'avevo fatto la prima volta, però questi sono i circuiti che preferisco in genere. Ho impostato il mio ritmo dall'inizio e ho cercato di mantenere sempre quell'andatura. Invece Antonio, domandona, ieri l'ho formulata, però poi ci ho ripensato e ho detto, a un certo punto della gara io ti avevo perso, tu poi hai spiegato il motivo per cui sei rientrato, ma che tipologia di motore nascosto avevi? Che avevi perso la testa del gruppo e poi ti abbiamo ritrovato il primo. No, però ho recuperato un pochino. Un pochino? Sì, quei due o tre giri che, diciamo, un attimo ho tirato il fiato, ho visto che comunque le gambe giravano bene e soprattutto, non lo so, a volte è l'intuito, mi sono sentito di andare lì dove c'erano anche i miei compagni per giocarci meglio la vittoria. E poi alla fine comunque, anche se, ti ripeto, ieri avevo piacere che vincesse qualcun altro dei miei compagni, però poi sono attimi e è andata, diciamo, meglio a me. Bravo, bravo. Andiamo su una questione un po' più scabrosa, ma che dobbiamo per forza di cose sollevare noi, anche perché il dispendio di energia, al di là poi del numero e al di là, poi vi siete divertiti lo stesso, anche perché c'è stato un momento in cui si era l'opzione poteva essere mettere le due batterie accorpate, poi a un certo punto si è deciso, per una questione anche di sicurezza, di dividere le due batterie. Passo da Alessandro Di Stefano. La settimana precedente avevamo avuto ai nostri microfoni compagnini della Libertas, che aveva detto su circuiti di mountain bike spesso avevano organizzato la federazione ed altri enti promozionali, quindi anche l'Axi. Io avevo detto questo rispetto a quello che aveva esternato Marco aveva lanciato quella, io invece ho detto non è una vittoria per nessuno, perché se da una parte ce n'è 80 ciclisti, da un'altra parte 57, da un'altra parte 40, per me abbiamo perso tutti quanti. Lo ripeto questa settimana, perché nel frattempo a Caltanissetta una gara, un'altra gara della federazione e poi la gara di Acicatena. È ovvio che in termini di dispendio di energie è lo stesso organizzare per 300 o organizzare per 100 o organizzare per 50 o organizzare per 70, poco cambia, perché le forze da mettere sono le stesse. E poi sentiamo anche il parere dei ciclisti, quindi prima vado da Alessandro e poi andiamo dai ciclisti, perché per me è sempre importante, il termometro sono loro, anche se spesso si tende a scindere l'organizzazione dalla parte ciclistica. Io la inglobo perché per me i feedback sono importanti e sono importanti anche di chi sta a bordo strada. Poi è ovvio che le decisioni spettano sempre all'organizzazione. Allora, per me che organizza una gara, l'organizzatore ha un grosso dispendio di energie, e giustamente organizzare per 40 persone. Alessandro, sì, puoi andare tu, vai tranquillo, Alessandro. Forse è caduta la linea. No, ce l'ho. C'è. Alessandro, ci senti? No, ma credo che ci sia un problema tecnico. Dobbiamo richiamare Alessandro. Solo Alessandro dovremmo chiamare. Se è possibile, Francesco, un attimo. Un attimo di pazienza anche a tutti coloro che... Perché ho sentito un fruscio anomalo. Sì. Secondo me è cascata la linea, anche se ti teneva la chiamata.
sulla domanda più bella mi è caduta. Infatti per questo. Io sto provando a chiamare. Riproviamo sto ragazzi. Sto chiamando Alessandro. Sì. Scusate a chi ci sta seguendo, un attimo che ricolleghiamo con Alessandro. Niente, dobbiamo riprovare assolutamente. Proviamo a cambiare il dispositivo un attimo. Proviamo a cambiare anche il cellulare a questo punto. E dobbiamo riprovare. Nel frattempo possiamo gustarci anche alcuni attimi dalla corsa. Certo, ci possiamo gustare gli attimi della corsa con le immagini che scorrono in sovraimpressione. Scusate, quindi abbiamo l'appello. Io vado a casa dove sto pensando. Alessandro. Sì, ci sono. Perfetto, ok, va bene, ok. L'abbiamo recuperato, va bene. Ok, ci siamo. Sulla domanda più bella è caduta la linea. Purtroppo sì, dai. Allora, Il discorso è questo, che giustamente organizzare una gara è un grosso dispendio di energie. Però va bene, dai, Axi Provinciale Catania sta partendo ora. Col Covid abbiamo avuto tanti imprevisti nell'organizzazione, però alla fine da Cicatena ce l'abbiamo fatta. Mi ha fatto piacere che giustamente la SD... Allora ci mettiamo sempre sulla destra, non c'è problema. Bellissima gara. Questa volta proprio non c'è neanche il tempo di fermarci, la stiamo facendo vedere tutta live, tutta dal circuito. Ho visto che i ragazzi veramente si sono divertiti, perché io con la moto davanti e loro dietro prendevano le curve a manetta, vuol dire che in certo modo uno si diverte, perché pratico ciclismo anch'io e quando si cammina a quelle velocità vuol dire che un po' di divertimento c'è. La protagonistica sana, gare se sono fatte da 40, da 50, da 100, da 150, l'importante è che chi era presente si è divertito, che tutto è andato bene, non ci sono state cadute, non c'è stato niente, l'importante è quello, poi il resto lascia il tempo che trova, non ha importanza, dai, l'importante è organizzare, l'importante è che qualcuno sa che qualcuno sta facendo delle gare e che la domenica possa venire divertito. Questa è la parte più importante, soprattutto anche quando non succede nulla, che tutto tira liscio, quindi è anche meglio ancora, Francesco, che dici? Dobbiamo cercare di sezionare, anche perché il problema tecnico... Va bene, andiamo una alla volta, non c'è problema. Chiudo con Alessandro, poi continuiamo con Alessandro. Sì, non c'è problema. Quindi Alessandro ha risposto in maniera molto diplomatica ed è giusto che sia così, quindi vuol dire che all'interno di casa vostra state guardando e puntate dritto a quello che è l'area di miglioramento dell'associazione stessa. Ma sì, dai, rispondo velocemente così poi passo agli altri. Ci sono delle gare che vanno benissimo e gare che magari può essere anche il fatto che magari è caduta la sabbia vulcanica, magari il pomeriggio che ha condizionato alcuni partecipanti a non venire perché il caldo era eccessivo, sai, alla fine uno può decidere di venire o non venire. Assolutamente. E questo perché le preiscrizioni erano più di 90 e poi alla fine ci siamo riuniti in quelli, ma comunque vada, la gara si fa, la gara bravo. Tra virgolette forse si sono divertiti anche di più, dai, perché io ho visto quello che poi è il tuo sentore, la temperatura anche a bordo strada, i ciclisti li ho sentiti, quindi devo dire ma che poi confermo. Il paese è molto aperto a queste cose, infatti c'era tanto pubblico in piazza che incitava i corridori, dai, si sono divertiti tutti, i corridori, la cittadina e tutti qua, e anche noi, dai, si è animata anche a Cicatena in un pomeriggio torrido dove Pullano ha fatto la media, gli ho detto 40 gradi 40 di media, quindi era un binomio perfetto. Sì. E poi dai, fanno uno come Gianluca Mendolaro, tutte le squadre che sono venute, che le ringrazio tutte, Iron Bike, i Barbagianni, i primi Terra Bike che sono venuti, hanno dato veramente spettacolo e mi fa piacere che siano venuti e hanno partecipato alla gara, dai, perché alla fine è il divertimento, è lo spettacolo che danno, che poi alla fine chiude Alessandro ora testa
al prossimo evento, giusto? Certo, certo. Il 4 luglio, giusto? Proseguendo il 4 luglio a Trecastagni. Perfetto. Già Giovaro oggi, sì, perché la mattina ci sarà la randonée, dove giustamente è tutto devoluto per Teleton, e anche il pomeriggio ci sarà la gara, che tutto l'ingasso sarà devoluto a Teleton. Perciò venite che ci divertiamo. Là, Gianluca e Mendolara, ci sono delle belle, c'è una bella salita che voi conoscete, Trecastagni, e vi potete divertire ancora di più. Possiamo dare qualche dettaglio appunto del circuito, perché stamattina mi chiedeva qualcuno. Vabbè, però sì, il sì, circuito lo stiamo definendo, perché giustamente il comune là stiamo creando, infatti domani, dopodomani ci dobbiamo vedere con il sindaco, con i vigili urbani, perché giustamente le strade devono essere agevoli per entrare e uscire le persone. Certo. Perciò i dettagli nei prossimi giorni saranno dati tranquillamente, con dislivello e tutte cose. Comunque il circuito dei Trecastagni è un altro circuito storico dove tante persone ci hanno partecipato e si divertono alla manifestazione. Dai, è un bel circuito, bello largo, veloce. Ce ne saranno delle belle. Ce ne saranno delle belle, dai, là c'è selezione veramente, perché è bello veramente, dai, il circuito. E qua stiamo vedendo anche la volata. Francesco, prima di salutarlo ci sono anche dei commenti che proprio indirizzati proprio anche ad Alessandro Di Stefano. Comincio da Vito Riggio che ti scrive: Alessandro, facci complimenti al nostro amico Alessandro Di Stefano per la cura nei dettagli di una gara ben organizzata, che meritava sicuramente una più massiccia presenza di atleti, ma questo è un discorso che merita una riunione a porte chiuse dei diretti interessati. È anche vero questo che ci scrive Vito. Poi c'è Daniele Centurino: non penso sia proprio una condizione di maneggevolezza, qualcuno deve pedalare. Complimenti ai due protagonisti della manifestazione, si riferiva sì, alla sì, difficoltà. Poi c'è Vito Riggio ancora che ci scrive: mi complimento con i vincitori e i partecipanti per aver dato uno straordinario spettacolo di vera e sana competizione. Ragazzi, come già annunciato Riccardo, sono ad un 18esimo. Sì, Vito ci sta seguendo nonostante tutto. Poi Daniele, il presidente regionale Centorino, ti scrive: Francesco, hai perfettamente ragione, ieri anche campionato regionale AXI XC mountain bike e contemporaneamente una gara Gran Fondo mountain bike federazione nella stessa provincia, calendari pubblicati inizio anno che almeno i grandi eventi vanno rispettati. Questo mi dispiace veramente tantissimo. E poi gli altri sono riferiti ai corridori, quindi appena li chiamiamo continuerò a leggere. Ragazzi, a voi i microfoni nuovamente. E io sottolineo quello che ha detto il presidente, ma a prescindere dal ruolo, poi io esprimo il mio pensiero e cerco sempre di essere ottimista nel cambio di rotta e cerchiamo sempre di dare voce, così per com'è, senza preferenze. Sì, 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 assolutamente. Di enti promozionali. Sì. Grazie a coloro i quali ci stanno ascoltando. Lasciamo il commissario dell'Axi Ciclismo, sì, Comitato Provinciale. Grazie ancora per l'opportunità. Ci tuffiamo subito da Gianluca Bollani e andiamo poi da Mendolaro in sede, okay, separata. Sì, sì, purtroppo dobbiamo farli in separata sede questa sera, sì. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Io l'ultima cosa volevo ricordare. Vai, Ale. Informa ufficiale a tutti, a voi, ai corridori soprattutto che sono venuti e hanno partecipato alla manifestazione, e tutta l'amministrazione comunale di Acicatena, il sindaco, i vigili urbani, il comandante dei vigili urbani, tutti i vigili urbani che erano in massiccia presenza, l'associazione dei carabinieri di Acireale, me ne dimenticherò, ma soprattutto voglio salutare al mio grande braccio destro Filippo Altobello, che a 70 anni mi segue e mi aiuta in tutto e per tutto. L'ho visto molto attivo. Bravo, è vero. All'Alfio Sapiente, che ieri è stato un giudice imbeccabile, e mi dispiace per il fatto dei chip che non hanno funzionato, però oggi Caruso mi ha mandato 1000 messaggi che poi ha trovato l'intoppo, che era una batteria che gli ha fatto saltare il sistema. Mi dispiace per i corridori, abbiamo fatto le classifiche noi, però dai, alla fine. E allora, prima riusciti di chiudere, Alessandro, io ringrazio invece in maniera ufficiale la tua famiglia che era lì tutta a supporto, anche la mia famiglia che magari tu lo dai per scontato, che mi sostiene, che mi aiuta assolutamente. sono condannati con me in questo, però condannati piacevolmente, perché anche loro si credono in questa cosa e mi seguono con grande
condotto, dai. Bello, anche un po'. Sì, sì. Grazie Alessandro, tutti, grazie mille, grazie. Ciao. Sì. Allora, dove sì. Andiamo da Pullano. Andiamo da Gianluca Pullano, sì. E poi andiamo da Mendolaro. Così andiamo a chiudere poi quella che è stata. Già c'è Alejandro che scrive. Chi? Alejandro già scrive: Pullano è fortunato perché ho rotto la bici e noi l'abbiamo intervistata. È vero, ha rotto il cambio. Alejandro, grande. Ci siamo. Stiamo per arrivare con Gianluca Pullano. Sì. E poi ieri, Riccardo, c'era anche il nostro ospite d'onore, c'era Filippo. E non è roba da poco, direi, eh? No, Gianluca! Ok. Eccoci, ci con siamo. Gianluca. Ora sì. Scusateci per l'errore tecnico, ma questo è il bello della live e della ragazzi, diretta. Può succedere. Va bene. Problema. Vai con Gianluca. Gianluca, noi già ci stiamo proiettando anche al prossimo circuito di Trecastagni, ma prima di andare alla prossima, hai vinto questa gara. Sei ritornato sicuramente carico, perché non puoi rimproverare nulla a te stesso, o c'è qualcosa di cui magari in questa prova vuoi rimproverarti? C'è poco da rimproverare, giusto? Però questa di domenica no, non mi posso rimproverare niente, ho fatto il massimo che potevo fare. C'è stato un po' di indecisione all'inizio sul fare due batterie o una. Abbiamo perso un po' di tempo, però hanno scelto per farne due. Certo, per te era stimolante andare con una batteria e magari misurarti lì davanti con gli altri, no? Più che stimolante, sì, sarebbe stato uno stimolo in più e sarebbe stato un ritorno con i miei ex avversari di qualche anno fa. Certo, assolutamente certo. Sì. Sicuramente mi avrebbero fatto soffrire molto, però... Io ti devo fare una domanda... Che molto mi incuriosisce sta cosa, quella media, perché poi l'ho parametrata alla media dell'altra batteria. Ovviamente quella media ce l'hai solo tu nella tua batteria, ma poteva essere ancora abbassata e quindi migliorata di prestazione? Certo, perché è normale che poi a un certo punto, prendendo un ritmo gara senza avversari, è stato più facile. Secondo te potevi performare ancora meglio o quello era il massimo? Diciamo che la media che ho fatto, essendo da solo, imposti una velocità, diciamo, di crociera e ti gestisci. L'andatura a scatti che si fa con altri corridori sarebbe... la media sarebbe risultata forse inferiore, però con delle accelerazioni in più. Sì, chiaro, sì, hai risposto. Ma era il mio non dubbio, perché poi alla fine l'ho capito. Poi ha gestito la gara, l'ha condotta in maniera esemplare. Dall'inizio fino alla fine, sì, proprio. Sì. Noi siamo stati là. Quindi... E rimprovera Riccardo con Luca. Gianluca, loro, chi ti sta ascoltando non lo sa, perché noi lo sappiamo. Perché eravamo qua lì, Luca presente. Si è collegato. Stanno arrivando i cuoricini. Luca, scrivici in diretta. Nessun rimprovero. No, li puoi rimproverare. Dai, rimproverali. Sono stati un po' distratti alla prima curva. Sì, ma sì. Magari non si aspettavano subito. Proprio sì. Però dai, è stato il primo giro. Sì. Poi ne ne scappavamo, ne mi sono d'arrivo. Riccardo, tra l'altro, il giro in cui puoi rallentare le prestazioni senza e lui subito l'ha detto. Dai, è stato bravo. Comunque, ci abbiamo Luca Faia, che voglio ringraziare. Si è appena collegato. Grazie, Luca. Veramente, salutiamo il vicepresidente della SD Privitera Bike. Un applauso anche a te, Luca. Gianluca, complimenti ancora. Grazie mille. Sempre per prima di salutarlo, vogliamo vedere la sua vittoria? Aspetta, Gianluca, rimani con noi che ci rivediamo proprio in diretta con l'audio proprio che Francesco ha curato. Un attimo preciso. Di Stefano, per quelli che poi sono tutte le difficoltà, ce la gustiamo. Che abbiamo riscontrato durante questa giornata. Ecco la moto della giuria, quindi tra qualche istante proprio possiamo rivedere alla fine la prima batteria. La vittoria di Gianluca. È qui.
E qui ce l'abbiamo, diretta e riprese live. Gianluca Pullano vince incontrastato. Fantastico, anche bello. Oggi era, Gianluca era solo ovviamente, sì. Però bello anche averlo rivisto. Dai, poi alla fine abbiamo anche dei contenuti, riusciamo a documentare quanto di buono c'è in questo sport, che l'abbiamo sempre detto, un po' con meno riflettori puntati rispetto ad altri sport, e quindi questo penso che è motivo anche d'orgoglio per i ciclisti, rivedersi con calma, avere l'opportunità, avere anche degli scatti fotografici fatti bene. Spero che sia apprezzato anche da parte vostra. Certo, è sempre una cosa bella da rivedere. Bello, a posto. Grazie mille, grazie, ci vediamo Gianluca. Sicuramente nella prossima corsa. È sicuro. Grazie a voi. Grazie Gianluca. Bocca al lupo. Salutiamo anche tutti i ragazzi della SD Celetrasporti Giovedu Pacese, che poi, ieri alcuni erano lì. Poi devo dire che lui è un gran professionista. Sì, molto, molto. Dedito al lavoro, si vede che si allena con molta serietà. La gara era complicata, quindi si vedeva proprio. L'ha detto anche lui. Sì, che sapeva portare la bici Gianluca. Andiamo da Antonio Mendolaro, speriamo che ha avuto un po' di pazienza per questo fuori programma. Eccolo qui. Antonio, anche a noi ogni tanto si rompe chiediamo la bici. Scusa Antonio, veramente. Vabbè, dai, ci può stare, dai. Ritorniamo all'interno della gara pensando poi ai prossimi appuntamenti, però vorrei sentire il tuo pensiero all'inizio. C'è stato un momento in cui si era deciso di far partire le due batterie tutte e due insieme, poi di nuovo uno stop per poi ripartire in modalità separata con la sicurezza al primo posto, e quindi poi vi siete divertiti lo stesso, l'abbiamo visto, l'abbiamo notato in lungo e largo. Però qual è il tuo pensiero e il pensiero anche in merito allo svolgimento di tante gare in contemporanea, magari di mattina la federazione, di mattina la libertà, se il pomeriggio sembra l'Axi nella stessa giornata, questo secondo te che tipo di effetto è? Allora, intanto partiamo dal discorso che si volevano fare un'unica batteria. Ci eravamo messi d'accordo per partire tutti insieme, poi un attimino parlando con Alessandro, con i giudici, hanno detto, diciamo, abbiamo deciso di più loro che magari facendo due batterie era più sicuro correre, e niente, abbiamo deciso di fare due batterie separate. Anche per noi correre insieme, diciamo, alla prima batteria non sarebbe cambiato nulla, magari si sarebbe riproposta la sfida con Gianluca, che è un avversario tosto. E voi gli avete fatto delle domande come sarebbe andata se lui avrebbe corso con noi, ma vi posso garantire che se Gianluca partiva con noi avrebbe lottato per vincere. Bravo questo Antonio, posso garantire, perché Gianluca è un ragazzo che va forte. Non sarebbe stato facile batterlo anche. Bravo Antonio, per bellissimo. Ce la saremmo giocata alla pari. E vi posso garantire che sarebbe andato forte. Sì. E questa senza dubbio. E questo è il primo punto. Vai Antonio. Giusto. Per quanto riguarda le gare, che ce n'era una di mattina, una di pomeriggio, io la scorsa settimana vi ho detto come la penso. Io sono per organizzare una gara sola con un numero di partecipanti maggiore. Però anche Marco l'altro giorno ha spiegato che comunque sia non è facile portare avanti questo discorso. L'unica cosa che vi posso dire è che ne approfitto per fare i complimenti ad Alessandro per ieri, per la gara, era organizzata benissimo, quindi complimenti a lui e a tutto il suo staff, perché la gara era organizzata bene, ci siamo divertiti anche se non eravamo, diciamo, tantissimi. E faccio i complimenti anche a voi, perché avete dato un servizio bellissimo a 360 gradi, anche a Luca, che
grazie a lui, certo, siete riusciti, sì, diciamo, a trasmettere la gara, sì, e devo, sì, dire anche che è stato molto bravo nel, sì, diciamo, sì, districarsi lì in mezzo alle bici, sì, queste, sì, a dire queste due cose, due complimenti ci tenevo, sì. Grazie Antonio. Vabbè, veramente, noi alla, grazie, fine continueremo imperterriti a dare voce, spazio, visibilità, luce a uno sport che comunque non ha nulla in meno rispetto ad altri sport, ma che aveva comunque, l'abbiamo detto, no, forse non ci stancheremo mai di ripeterlo, i riflettori completamente spenti. Sì, sì, sì. E questo è il nostro messaggio. Continueremo anche a migliorare. Certo, perché non ci smette mai di imparare. Perché poi ci siamo, certo, anche confrontati durante il viaggio del ritorno, ma questo lo si fa anche nelle squadre, nei team in cui si lavora. Vabbè, certo, uno man mano che fa le cose cerca assolutamente di, sì, migliorarsi. Ma sì, visto che voi siete sulla strada giusta. Grazie Antonio. State facendo un bel lavoro. E l'Iron Mike che vuole fare il prossimo appuntamento? Dove la ritroviamo? L'Iron. Il prossimo appuntamento, vediamo, c'è il presidente Luigi Di Renna. Certo, che lo salutiamo. Certo. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Certo. Vediamo lui che gare ci saranno, sì, vediamo che cosa decidiamo, perché comunque non è facile gestire neanche le gare, perché, certo, tutti, certo, abbiamo le famiglie, abbiamo impegni, sì, una gara magari a volte è troppo lontana e non vuoi sacrificare una domenica, sì, e diciamo trascurare la famiglia, sono tante cose, non è facile gestire, diciamo, le gare. Sì, sì, poi, sì, noi ogni volta a metà settimana così vediamo che gare ci sono, dove sono, e si decide un attimo insieme anche con gli altri componenti della squadra e poi si vede, sì, certo, anche perché poi, ora sono riprese di corsa, ora, quindi ora, adesso è veramente bello, sia, sì, scusate se vi interrompo, prego Antonio, noi siamo affiliati con l'Ente Libertas, sì, ed è giusto, certo, che comunque seguiamo il calendario del nostro ente. Domenica ad esempio la gara era un po' lontana, si sarebbe, era a Caltanissetta, credo, no? Sì, sì, sì. E anche, diciamo, poi vanno organizzati. Alessandro è un amico, anche se è un altro ente, ci ha fatto piacere andare a fare la corsa qui da Alessandro e così, diciamo, accontentiamo un po' tutti. Giusto, anche perché gli, certo, atleti siete sempre quelli, quindi, certo, certo, sì, 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 o a destra, sì, o a sinistra, sì, ma quello è. Sì. Comunque domenica ti posso dire che ci siamo divertiti, non eravamo tanti, però quei pochi che eravamo abbiamo dato tutto dall'inizio alla fine e penso l'avete visto, sì, voi, sì, alla grande, non c'è stato un attimo di relax, sempre a tirare, sempre a tirare contro scatti. Sì, poi Antonio vi voglio fare i complimenti anche per la vostra batteria, perché proprio siete riusciti anche a dare un entusiasmo, un'energia, perché con Gianluca magari in quella batteria ma la gara era segnata, no, già la... quella è stata, ma qui gara... proprio lo spettacolo è stato meraviglioso, è vero, bello, questi continui buchi che si creavano, riprese, veramente questo poi è lo spettacolo vero, rilanci, sì, sì, uno, sì, dietro, sì, l'altro, sì, era, sì, 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 era, e vabbè il live, sì, poi è stato veramente bellissimo, bello, tanto bello, gioco di squadre, che non ci siamo risparmiati niente, zero, ragazzi, zero, proprio sia della bike, sia della pro bike, sia i ragazzi delle altre squadre, sì, non ci è risparmiato, bello, nessuno, sì. E poi giustamente alla fine ha vinto il migliore, sì, 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 alla fine ha vinto il migliore, ha vinto e il per migliore, questa giornata, sì, assolutamente, vincere, sì, vince sempre uno, non possono vincere due, certo, però, ma ci mancherebbe altro, ragazzi, ci mancherebbe altro, hanno dato il massimo, sì, sì. Complimenti anche a chi non ha vinto comunque. Sì, poi anche i tuoi compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccezionale, perché anche Spambinato, certo, continuava, certo, certo, anche ad attaccare, a rompere continuamente, vero, la Pro Bike comunque, certo, dietro cercava di contenere, così. Sì, 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 ma voi eravate anche in superiorità numerica, quindi era anche facile un po' tra di voi darvi il cambio, insomma avete fatto proprio la corsa, eravate con i numeri giusti, abbiamo cercato di gestire la gara al meglio, sì, 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 sono d'accordo, e devo dire poi che tu, sì, dal lato tuo è un'esperienza con la E maiuscola e sei uno stratega, certo, della gara, ci mancherebbe. Io a un certo punto, sì, ho detto qualcosa se la inventerà, quando ti sei staccato ho cominciato a pensare vabbè questa è... No, allora io un attimo sono rimasto, diciamo nella parte finale ero rimasto con Calabro e con Terranova,
Sì. Giustamente Calabro in volata è l'avversario un po' più tosto. Più tosto, sì, e sì. Quindi abbiamo cercato di isolarlo e ci siamo riusciti, perché comunque io davanti avevo Spambinato che è veloce. Sì. E poi però appena mi sono accorto che comunque Calabro e Terranova, diciamo, non avevano il passo per stare con i primi, e io ho visto che la gamba c'era e ho fatto quello a lungo che mi ha abbiamo utilizzato la turbina. Mamma mia, sei passata a mille, a mille sei passato, Andone, che in quel giro è vero, sì, mamma mia, dico, ma che succede, un giro e mezzo è stato, una ma volta io che sono rientrato, sì, poi con i miei compagni ci capiamo al volo, al volo, giustamente, certo, sì. E niente, poi è andata come, ma mi togli una curiosità, ma perché attaccavate sempre dall'altra parte? Cosa c'era di particolare in quel tratto che vi vedevo sempre lì a dare la botta? Però non parlo del rettilineo d'arrivo, ma dall'opposto, forse lì vi trovavate. No, allora ti spiego. Poi giustamente ognuno in base alle proprie caratteristiche, ecco, cerca di sfruttare il percorso. Bravo. Praticamente dall'altro lato, che lo stiamo vedendo. Sì, sì, sì. La differenza, perché siccome si faceva il falso piano, bravo, a tutta, sì, sì, appena, sì, girava a sinistra si arrivava un po' con le gambe mollicche, già, certo, porto, certo. Quindi lì chi aveva più benzina riusciva a fare un po'. E infatti spingevate proprio lì, proprio lì, proprio era il punto nevralgico, che proprio ci facevate vedere proprio delle, dei rilanci proprio pazzeschi, pazzeschi. Sì, ma perché il percorso, sì, non, aveva, non ti permetteva di respirare proprio niente, dovevi pedalare sempre, sempre, continuamente. Sì, sì, sì. C'era il pavè, dovevi pedalare pure, sì, quindi era un percorso. Poi, è un percorso che non dirà respiro, sì, sì, e sì, sì, soprattutto quando si è in pochi è ancora peggio, perché quando si è in tanti, sì, è vero, si allunga, si il crea gruppo, lo stacco, e sì, sempre lì, no? Quando si è in pochi e non c'è il gruppo che si allunga, si fanno i buchi, sì, devi, sì, chiudere, sì, i buchi, devi andare avanti. È anche vero che, sì, c'è stato anche un dritto, scoperto, c'è stato anche un dritto nella tua batteria, che proprio meno male non è successo nulla, ma proprio forse anche questo motivo che dici tu, che poi genera qualche piccolo pericoletto, diciamo, quella, però è tutto a posto, è andato tutto bene. Sì, 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 no, era un percorso bene, tecnico, sicuramente, come hanno detto i giudici, partire tutti insieme, perché ricordiamoci che nell'altra batteria ci sono anche persone grandi, certo, giustamente, mangrebbe, 60 anni, certo, 55 anni, certo, e la differenza d'età è tanta, e quindi era magari più, diciamo, pericoloso, potevano creare, bravo, potevano creare una pericoloso, zona di pericolo, più, perché pericoloso, quando rallenti e, sì, la, sì, parte del gruppo va a tutta, sì, e sì, fai, sì, sì, è vero che li puoi doppiare, però poi te li ritrovi di nuovo davanti, sì, sì, quindi lo doppi la prima volta, sì, no, poi te, no, lo ritrovi, fine, di nuovo. Alla fine, secondo me, giusta l'opzione di batteria è stata giusta, corretto, perché lì per lì dice, ma qual è il pericolo, che cosa può succedere, e poi ragionando un attimo, sì, sì, vabbè, quella è l'adrenalina, anche perché poi ti cambi, aspetti, ti snervi, perché poi a un certo punto dici, ora un'ora devo stare, certo, fermo, senza, certo, fare niente, certo, sì, e un po' ti esaurisci. Poi una, un'altra, no, no, adrenalina, sì, no, no, non, sì, ti esaurisci. Io ad esempio mi sono divertito, perché nella prima batteria avevo due compagni che hanno corso, di cui uno, Gino Giuffrida, sì, è arrivato, sì, secondo assoluto, sì, non è neanche un ragazzino, perché Gino 56 anni, 56 anni, 56 anni, che tra l'altro a te ti ha ringraziato, non eravamo a microfoni accesi, io ho avuto l'opportunità, no, ma io di parlarci. Quando lo vedevo gli dicevo, Gino, ma sei un pazzo, ma che cosa stai facendo? Perché comunque 56 anni, quell'età, è vero, certo, a quell'età non è facile pedalare, perché l'età... Antonio mi ha acceso una luce, anni, lo sai cosa ha detto lui? E tu non c'eri, me l'ha detto a me personalmente, mi ha detto... Quando Antonio mi fa quel tipo di complimenti, a lui a 56 anni, ha ribadito, sì, mi dà energia e carica, perché certo, detto, certo, da una persona come lui, che la reputa ovviamente competente, capace, punto di riferimento, detto, certo, lui non c'era lì davanti, sì, l'ha detto a me, ah, che okay, non è che, okay, avevamo microfono, non avevamo, certo, niente, sì, mi ha detto, Antonio Mendolaro mi dava determinate dritte, mi dà determinate dritte, a me personalmente mi ha detto che ho 56 anni e non sono uno che fa questo di mestiere o che l'ha fatto per mestiere, sì, ma mi caricava e mi dà energia e mi dà stimolo. Questo l'ha detto. Sì, ma a me, allora io, a prescindere che Gino è un amico ed è un mio compagno di squadra, ma io tutti i ragazzi, anche avversari di altre squadre, io faccio sempre complimenti a tutti,
In gara non conosco nessuno, neanche mio fratello, per dirti la verità. Basta che sono di altre squadre, però poi finita la gara, per me i ragazzi Bravo. Sono tutti bravi, sia da chi arriva primo, da chi non arriva primo, perché comunque il ciclismo anche a livello amatoriale è fatto di sacrifici, sacrifici. Perché ti devi allenare tutti i giorni. Fatica, ieri si è fatta tanta fatica, c'erano 40 gradi, quindi per me sono tutti bravi e complimenti a tutti. Tu dal lato della tua esperienza ti puoi permettere di allenarti anche un po' meno e questo lo dico io, dai. Quante ore si allena Antonio? Durante... Dilla la verità, questo tipo di gare, ma no, allora io mi alleno tutti i giorni, però non mi alleno tanto. Però non stacca, che è importante. No, io ti dico la verità, io mi alleno tutti i giorni, non sono come quelli che dicono no, io mi alleno due volte a settimana. Ma non ci crede nessuno per andare. Io mi alleno tutti i giorni, bravo. Però anche per 20 km a volte mi alleno. Ma... perché per questa tipologia di gare che faccio io, certo. Non c'è bisogno di fare allenamenti di 100-120 certo. km. Beh, questo è perché hai l'esperienza. Un'ora di allenamento fatto bene. Chi sceglie i circuiti non fa preparazione per le Gran Fondo, non ha senso, però, giustamente. Però questo lo fai perché è un'esperienza alle spalle. Perché Gran Fondo è diverso, ci vuole molto tempo per allenare. Assolutamente. Molto tempo. Devi fare 4 ore, 5 ore, ci vuole tempo. Io purtroppo non ho né questo tempo e neanche questa voglia di fare tutti questi chilometri, vi dico la verità. <Se può essere. ride> Francesco, prima che lo salutiamo ci dobbiamo vedere il suo arrivo. Giusto. Rimani con noi Antonio, che mettiamo in onda anche quello che è il tuo arrivo proprio dedicato. Vado verso la fine. Aspettate che metto un po' più indietro, abbiamo anche il commento di Francesco. Ultimo giro, penso che siamo proprio ecco, vediamo qui. Il supporto tecnico della regia, sì, mi sembra che siamo qui. Eccolo qui. Al photo finish ce l'abbiamo tutti. Vediamo che taglia il traguardo. Ecco la moto della giuria. Questa volata con Claudio anche ieri. La volata, va a replicare, guarda caso. La volata è qui, alla fine. Ecco. Se le stanno dando di santa ragione. Mendolaro stacca il traguardo. Complimenti, bravo Antonio, è stata bravo, una veramente di santa ragione, ma sì, in maniera sì, agonistica, certo. bella. Sì. Quando poi lo stacchi in quel modo, penso che sia la parte poi. Sì, e lì diciamo, alla fine, poi giustamente che aveva più benzina nelle gambe. Sì. Diciamo riusciva è riuscito poi a fare la differenza. Sì. Grazie. E niente, permettetevi, scusate, di ringraziare i miei compagni di squadra che ieri hanno fatto una gara, anzi abbiamo fatto tutti quanti, certo, una bellissima gara, ed è importante quando hai una squadra che diciamo collabora, si collabora, si corre uno per tutti e tutti per uno, viene tutto più facile. Complimenti comunque anche ai ragazzi Oliva e Nicosia, che sono andati forte ieri. Perché non hanno vinto, però sono andati forte. Questo è un bellissimo Grazie. Messaggio di sportività, più proprio bellissimo. Bravo Antonio, veramente. Comunque. Grazie mille. Grazie Antonio. Bocca al lupo per il proseguo del campionato. Sì, certo. Grazie, ragazzi. Ci rivedremo presto. Sicuramente non mancheranno altre occasioni. Grazie Antonio. Grazie ancora mille. Sì. Oh, Francesco, volevo leggere un ultimo messaggio che merita, è Paolo Campanella, che certo. lo salutiamo, presidente AXI Ciclismo di Messina, che ci dice: buonasera a tutti e bravi agli organizzatori e partecipanti. Alessandro in questi giorni si è impegnato tantissimo, il lavoro si è visto e i risultati arriveranno, la passione fa superare gli ostacoli. Questo bel messaggio a chiudere anche la compagine del ciclismo. Questa l'abbiamo vissuta anche attenzione oggi, cinquantesima puntata, è stata bellissima questa puntata, veramente. Ci ritroviamo e ci ritroveremo con tutti voi la prossima settimana, il prossimo lunedì, per la 51esima puntata. Adesso tutto ciclismo, che dici Francesco? Perché il calcio, la parte d'eccellenza è terminata, è finita. Se ci sono i recuperi di Serie D, parleremo proprio di Serie D in maniera breve, ma andremo poi in chiusura di annata solo con la parte ciclistica. Filippo. Grazie Filippo.
Una buona serata a tutti e continuate a seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram, FT Redazione Sport e Virtual Real TV. Grazie Riccardo. Ciao Francesco, ciao a voi, ciao Filippo. Una buona serata. Ciao ciao a tutti.